siete mai chiesti se state spendendo bene il vostro tempo? Se state studiando quello che vi piace? Se state facendo il lavoro che avete sempre sognato? Io non saprei rispondere a questa domanda. Alle volte però mi chiedo come sarebbe stata la mia vita se avessi avuto il coraggio di inseguire il mio sogno. Dipingere. La paura di fallire mi ha portato a scegliere una strada che la società definisce sicura. Quella che porta al famoso pezzo di carta, alla tanto agognata laurea. Ogni notte, poco prima di addormentarmi, con lo sguardo perso verso il soffitto, immagino tutto quello che avrei potuto fare, tutto quello che sarei potuto diventare. E non so se sono troppo giovane o troppo vecchio per provarci ancora. Ma in fondo mi basterebbe solo perdermi nella mia immaginazione, rompendo questa monotonia. Vorrei solo che accadesse qualcosa, qualunque cosa. Hai così tanta paura della tua immaginazione?
Hai permesso alla realtà di distruggere la cosa più cara per un uomo. La possibilità di sognare. Nel mondo reale non si vive di sogni. E tu sei sicuro di voler vivere in una realtà in cui il valore di un uomo viene misurato in base alla sua produttività? Il mondo funziona così. Il mondo funziona come noi scegliamo di farlo funzionare, pensaci! Una vita fatta di rinunce, tutta passata a studiare con la speranza di ottenere un lavoro sottopagato. E per cosa? Per vivere, cazzo! Questo non è vivere, tu hai solo paura! Hai scelto l'università perché non hai avuto le palle di inseguire le tue aspirazioni! Cosa sei disposto a perdere pur di sopravvivere? Quanto vale la negazione di te stesso? Un artista che non sogna è un uomo già morto. Ma tu forse non sei un vero artista.